La presidente della Camera americana Nancy Pelosi è atterrata martedì a Taiwan, la nazione insulare indipendente attualmente al centro di uno scontro tra Cina e Stati Uniti per motivi ideologici, strategici ed economici. Nancy Pelosi è stata accolta dal vicepresidente Tsai Xinjiang presso il parlamento dell'isola al Legislative Yuan a Taipei, la capitale, che ha sottolineato l'importanza dei legami tra le due capitali. Gli Stati Uniti non abbandoneranno il proprio impegno nei confronti di Taiwan, ha dichiarato la Speaker della Camera durante l'incontro con la presidente. Presidente Tsai Ing-wen, che ritiene la Pelosi un'autentica amica di Taiwan. Questa visita ha scatenato una forte reazione da parte della Cina, che ha minacciato ritorsioni. L'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che i civili morti in Ucraina dall'inizio del conflitto con la Russia sono 5.327, i civili rimasti feriti invece sono 7.257. La causa della maggior parte dei decessi, sottolinea l'ufficio, è l'utilizzo delle armi esplosive. I dati effettivi comunque, continua l'ufficio dell'Alto Commissario ONU, si ritiene siano considerevolmente più alti, poiché la ricezione di informazioni da parte di alcune località avviene in ritardo a causa dell'intensa ostilità in corso. Per il momento, sembrerebbe proprio che tutti gli studenti che a settembre riprenderanno la scuola non dovranno più indossare i dispositivi di protezione dal Covid-19. Il protocollo sulle misure anti-Covid nelle classi scade infatti il 31 agosto e per ora non sono previsti rinnovi. Il ministero attualmente sta lavorando per creare nuove misure, necessarie qualora la situazione epidemiologica peggiorasse, ma se il quadro resta questo, gli studenti cominceranno l'anno scolastico senza mascherina. In arrivo sulla penisola e sull'Europa centro-occidentale un'altra ondata di caldo africano. I picchi sono previsti tra giovedì 4 e venerdì 5 agosto, dove la pressione nordafricana si spingerà nuovamente verso nord, attraversando idealmente lo stretto di Gibilterra. Le regioni italiane maggiormente colpite saranno quelle settentrionali e tirreniche, con picchi di 39-40 ⁇ C soprattutto nelle città di Firenze, Roma, Bologna, Milano e alcune zone della Sardegna.